Si apre a Fermo la stagione all'aperto dell'Atletica Marchigiana con il tradizionale meeting giunto alla 18ª edizione. Giornata riscaldata da un tiepido sole, anche se questa è ormai una costante meteorologica di questo evento. Una buona partecipazione delle società delle Marche, dell'Abruzzo e del Molise, sia alle gare del mattino riservate al settore giovanile che a quelle del pomeriggio per il settore assoluto. Il 18esimo trofeo Città di Fermo se la giudica la società organizzatrice con 253 punti. Stesso punteggio della TAM, al terzo posto la San Giorgese Tecnolift a 184, poi con punteggi minori Fabriano e Collection, con 26 società che hanno ottenuto punteggi. Vediamo i migliori risultati del pomeriggio. Nei medi 80 il miglior tempo è di Cristian Magno della TAM con 9,34, poi da registrare il 9,48 di Umberto Tammaro. Per le ragazze la più veloce è Annalisa Torquati, TAM con 10,28, che precede Costanza Muratori, atleta della SAF, che corre con un buon 10,31. I mezzi 300 vanno a Marco Bastarelli, atleta di casa, che precede il 400ista della TAM, Tommaso Giulodori, in 36,25 e 37,01 i tempi dei due atleti. Nella terza serie è buono anche il tempo dell'allievo della Stamura, Agustin Prego, in 38,50. Tra le ragazze non ha rivali la brasiliana della Terno Pescara, Regina Perla dos Santos, che corre in 41,20. Si corrono anche i 150 con Vittorio Santori, TAM, 17,59, che precede il Master Acciaferri dell'ASA ed Umberto Tammaro, allievo della Terno di Pescara. Tra le ragazze ancora vittoria per Annalisa Torquati, in 19,33, che precede Regina Perla con 19,64, tutte le altre non scendono sotto i 20. Interessante la gara dei metri 1000, dove Zaccaria Rumi conferma lo stato di forma mostrato nelle gare indoor e con ampio margine si aggiudica la gara in 2,33,89. Al secondo posto troviamo il Camerte Bastano, nome nuovo, che a 25 anni corre in 2,42,03, poi nell'ordine giungono Sconocchini della TAM ed Alessandro dell'Atletica Civitanova. Nell'asta bene Andrea Sinisi della Gran Sasso a 4,60, mentre l'allievo di casa Tronelli supera i 3,80 e decatleta Nemo va al di là dai 3,60. Per le ragazze la migliore è la fermana Sofia Bergallini con 2,90 che precede Sofia Crescenzi della Terno a 2,60. Jacopo Mercuri e Sasha Tirabassi della TAM sono i migliori nel lungo con 6,30 e 6,05. Con il peso da chilogrammi 7,260, Lorenzo Del Gatto non fa meglio di 14,92, mentre è buono per lui il 14,28 di Alessandro Cavalieri dell'Avis Macerata.